Dottor Valsecchi, come vede il futuro della fiction e anche come si può, secondo lei, riconquistare il pubblico dei giovani che sembra sempre più allontanarsi verso internet? No, guardi, il pubblico dei giovani si riconquista in un attimo, quando c'è una buona fiction i giovani tornano. Tu guarda Ultimo, ad esempio, sto seguendo 7 milioni di persone, per cui appena i ragazzi sentono, hanno sentori di qualcosa di nuovo che gli appartiene e che li emoziona, si attaccano al televisore. Quindi non esiste la fiction nel futuro, esiste soprattutto la voglia di costruire delle storie che hanno un'empatia immediata con il pubblico. Quindi cercare di trovare nel tuo territorio, nel paese, nella tua testa o nella testa di amici o nelle letture qualcosa che possa interessare te, e quando interessa molto te interessa anche al pubblico. Allora, la TV di Stato da una parte e la TV commerciale dall'altra devono fronteggiare un calo delle entrate pubblicitarie. Come la fiction può sopperire a questa mancanza anche di entrate, quindi di budget per appunto produrre le fiction? Beh, dovremmo giocare molto sul intanto ridurre molto i costi, perché i costi che sono stati oggi delle fiction sono troppo elevati. Gli attori chiedono delle cifre spropositate. Per cui ridurre i costi dei registi, ridurre i costi dei registi, degli sceneggiatori, degli attori, delle location, in un grande lavoro di architettura e di ingegneria per cercare di fare lo stesso prodotto al quarto in meno del prezzo. E ultima domanda? Ultima domanda? Come la fiction può essere un volano anche di rilancio della tra virgolette industria Italia, cioè in un momento di crisi la fiction comunque dà anche lavoro a tanta gente. La fiction non solo dà lavoro a tanta gente, ma fa un grande intrattenimento, ma soprattutto riesce in questo momento dove c'è dove c'è una specie di contrazione economica nelle famiglie, o dà la possibilità ai ragazzi di stare in casa e quindi vedersi un grande spettacolo. Quindi viva la fiction, ma soprattutto viva il grande camorrista, vedetelo, è fortissimo. Ciao.